In questa lezione noi affronteremo il corpus paulino, ovvero le 13 lettere di Paolo contenute appunto nel Nuovo Testamento e attribuite a lui, Saul di Tarso che poi prenderà il nome di Paolo. Sono lettere indirizzate alle varie comunità da lui fondate o visitate nei suoi viaggi apostolici. O a persone a lui care. È probabile che lo stesso Paolo abbia raccolto le sue lettere perché, ai suoi tempi, era pratica normale che gli scrittori di lettere conservassero una copia per sé e inviassero una seconda copia ai destinatari. Le raccolte infatti sopravvissute di lettere antiche provenivano appunto dalle copie dei mittenti oppure dalle copie dei destinatari. Le lettere di Paolo costituiscono un genere letterario proprio del Nuovo Testamento perché non abbiamo un diretto modello nel giudaismo. Come era consuetudine all'epoca, Paolo dettava le sue lettere a a uno scriba esperto eh, utilizzando il papiro l'inchiostro formato dalla fuligine con uno stilo appuntito e lui scriveva di proprio pugno solo le parole finali poi veniva la lettera veniva arrotolata oppure piegata e all'esterno si scrivevano i destinatari si scriveva il destinatario il mittente e spesso anche la destinazione poi c'era una rete di messaggeri privati sia uomini che donne che consegnavano le lettere alle varie comunità erano persone di fiducia appartenenti allo stesso rango sociale o alla stessa comunità e chiaramente potevano anche fornire ai, ai destinatari delle spiegazioni orali le lettere di Paolo sono più lunghe delle normali lettere dell'antichità, hanno una struttura ben ponderata e dovevano essere lette pubblicamente durante la preghiera del culto cristiano. La sua combinazione di contenuti didattici, e etici e anche autobiografici la collega alle lettere. Filosofiche dell'epoca, ecco perché le lettere di Paolo um, non so, sono classificate come una forma letteraria specificamente paleocristiana nella forma e nel contenuto. Quali sono queste 13 lettere di Paolo in ordine cronologico, cioè non come li troviamo nella Bibbia? Abbiamo la prima lettera tessalonicesi, la seconda. La prima lettera ai Corinzi, la seconda lettera ai Corinzi, poi la lettera ai Filippesi, Galati, Romani, Colossesi, Efesini, la lettera a Filemone, la prima lettera a Timoteo, la seconda e la lettera a Tito. Questa, diciamo, è l'ordine cronologico. Sappiamo che la Chiesa attribuì a Paolo anche la lettera in passato, eh? Anche la lettera agli Ebrei, nella quale non è indicato il nome dell'autore, ma oggi è ritenuta da tutti gli studiosi uh, opera di un altro per lo stile che è molto diverso da quelle lettere pauline. Probabilmente un collaboratore a lui stretto, molto vicino, probabilmente Apollo, che era un giudeo. Di Alessandria d'Egitto, di cui si parla um, negli Atti degli Apostoli e nella prima lettera ai Corinzi. Ecco perché, diciamo nelle edizioni moderne della Bibbia uh, la lettera agli ebrei è fuori del corpus paolino ed è messa alla, alla fine, mentre per esempio molti manoscritti antichi la si trova tra le prime lettere di Paolo dobbiamo ritenere che anche molte delle sue lettere, secondo, come dire, una moderna critica eh, riguardo appunto l'esegesi dei testi, dovremmo ritenere che molte delle sue lettere non sono sue, ma sono considerate pseudo-epigrafiche, cioè non scritte da Paolo, ma a lui attribuite. Per dare maggiore autorevolezza agli scritti. Quali sono queste più autentiche, riconosciute più autentiche? La prima lettera ai Tessalonicesi, la prima lettera ai Corinzi, la seconda lettera ai Corinzi, Filemone, Filippesi, Galati e Romani. Poi ci sono quelle di dubbia autenticità, di cui è ancora oggi aperta una discussione. Eh? La lettera ai Colossesi, la seconda lettera ai Tessalonicesi, che è molto simile alla prima da un punto di vista stilistico, ma differisce notevolmente dal contenuto teologico, soprattutto per quanto riguarda la trattazione della seconda venuta di Gesù. Poi quelle, secondo l'esegesi moderna, Ritenute non autentiche sono la lettera agli Efesini, la prima lettera e la seconda lettera di Timoteo e la lettera a Tito. Ora, nella Bibbia noi non li troviamo in ordine cronologico, ma per estensione, per lunghezza. Le prime lettere sono le più lunghe, poi man mano a quella di Filemone, la prima è quella ai Romani, la più lunga. E per finire a quella di Filemone, che chiude la raccolta che è più breve. Ora il genere epistolario di Paolo è differente dal genere letterario epistolare delle, delle lettere dell'antichità, perché erano di due tipi nell'antichità: le lettere familiari, in cui la persona si rivolgeva a Amichevolmente eh, nei confronti del destinatario, dando notizie di sé, della propria vita. Oppure c'erano delle lettere, trattati dove sì c'era un linguaggio eh, comunque semplice, confidenziale, ma trattava temi filosofici, scientifici, vedi le lettere di Seneca a, a Lucillo, e, o anche tra, trattati temi teologici. Le lettere di Paolo sono diverse da questi due generi letterari, cioè non sono né trattati perché partono dalla descrizione di situazioni precise e concrete, concrete tuttavia espongono una dottrina, ma non perdono il contatto vivo con la realtà dei propri destinatari. Non possono essere considerate lettere privato. Private, perché Paolo eh, si presenta eh, come un portavoce di Dio, come un inviato a, a portare il messaggio di Gesù, non un semplice amico. Quali sono quindi i contenuti delle lettere? La prima, fa, questo lo faccio in ordine cronologico: la prima, la lettera a Romani, fu scritta a Corinto intorno all'anno 56, la più lunga abbiamo detto ed è considerato proprio l'eredità teologica più importante di Paolo. Paolo non era mai stato a Roma, ma già da qui la identifica come la piattaforma per l'espansione del cristianesimo, per cui esprime il desiderio di un giorno di poter andare a Roma e poter evangelizzare Roma, cosa che lui farà. Poi c'è la prima lettera ai Corinti. Che è scritta ad Efeso intorno al 56 e tratta di temi dibattuti eh, nelle prime comunità cristiane come il matrimonio e la virginità, il ruolo della donna, la celebrazione dell'Eucarestia o addirittura la fede nella resurrezione dei corpi. La seconda lettera ai Corinti è stata scritta a Filippi intorno all'anno 57-58 dove Paolo si difende dalle accuse mosse da alcuni ambienti conservatori di Corinto che lo definivano eh, volubile, sconsiderato. Poi c'è la lettera ai Galati, scritta a Filippi tra il 57 e il 58, ed è una condanna dei cristiani giudeizzanti che pretendevano che i neofiti che volevano aderire alla figura di Gesù alla persona di Gesù dovevano par far parte prima del popolo di Israele quindi circoncidersi per poi entrare nella chiesa cristiana e quindi per Paolo era una come dire limitazione dell'universalità del messaggio di Gesù poi abbiamo la lettera agli Efesini scritta a Roma tra gli anni 60 e 61 ed è indirizzata alle chiese dell'Asia minore e a Efeso, che era considerata la capitale, dove in un certo qual modo approfondisce il contenuto della lettera ai Colossesi. Poi c'è la lettera ai Filippesi, scritta a Efeso intorno ai 56, ed è una lettera personale, dove Paolo dimostra di avere un forte legame affettivo con questa comunità e ringrazia per la sua generosità. Poi abbiamo la lettera ai Colossesi, scritta a Roma tra il 60 e il 61, dove presenta Gesù Cristo come la figura centrale dell'universo e della storia. Poi abbiamo la prima lettera ai Tessalonicesi, scritta a Corinto nell'anno 52, e abbiamo detto essere la prima epistola scritta in ordine proprio cronologico, dove Paolo espone proprio il nocciolo. Del messaggio cristiano e incoraggia i tessalonicesi a rafforzare la loro fede e a continuare a diffondere il messaggio di Gesù. La seconda lettera ai tessalonicesi, scritta un po' dopo la prima lettera, è un tentativo di correggere un'interpretazione errata della venuta del Signore che era considerata imminente. Poi abbiamo la prima lettera a Timotio, che è una lettera scritta a un suo collaboratore, a un episcopo, a Efeso, nel quale lo consiglia e lo istruisce sull'organizzazione della Chiesa. La seconda lettera a Timotio, a Timotio, dove esorta Timotio a non aver paura di predicare il Vangelo e dove lui predice anche la sua morte. Poi c'è la lettera a Tito che è rivolta a questo capo della comunità eh, di Creta, la chiesa di Creta, in cui descrive i doveri e gli obblighi che hanno i vescovi. Poi abbiamo la lettera a Filemone, scritta da Roma intorno al 60 e 61, è una breve lettera indirizzata a questo Filemone che interviene a favore del suo schiavo Onesimo ed è lo scritto più breve del Nuovo Testamento. Chiaramente le lettere di Paolo, capite bene, per noi cristiani assume una come dire, basilare importanza, in quanto sono la prima testimonianza della predicazione apostolica. Di questo Saulo di Tarso, che già come Simon Pietro cambia il nome in Paolo e passa da un integralismo ebraico, lui era un fariseo in lotta contro la Chiesa nascente, addirittura alla predicazione e alla diffusione del messaggio di Cristo. Eh, grazie a questo fatto, lui passa da una città all'altra del Mediterraneo, sono tre via viaggi, forse c'è stato un quarto, eh, fondando numerose chiese, formando nuovi predicatori del Vangelo, tra i quali ricordiamo Luca e Marco sono i due evangelisti che non sono apostoli. Quindi capite bene che l'azione di Paolo ebbe un ruolo particolare, importante, nell'aprire soprattutto la comunità cristiana ai pagani.